ma come sempre la SVI è attenta al territorio, ma non solo, attenta anche a ciò che fa per il territorio, come questa è una di quelle iniziative che fanno bene al cuore, perché guardano al nostro futuro, guardano al futuro dei nostri ragazzi. Quindi donare dei libri alla nostra plessi, che sono l'infanzia e la primaria, significa formare dei ragazzi fin dalla primissima età, e saranno adulti migliori proprio perché hanno avuto una formazione migliore. Io devo dire che in questo territorio, grazie alla SVI, grazie soprattutto alla nostra formazione, alla qualità della nostra scuola, a quello che investiamo come amministrazioni comunali, qui possiamo dire che davvero la scuola può fare la differenza, e non soltanto nella formazione ma anche proprio come servizio alle famiglie. Ma davvero un buon inizio a tutti gli studenti, a tutti i dirigenti, a tutto il corpo docente, a tutto il personale della scuola, perché deve essere un anno bello, straordinario, di formazione, di gioia e di divertimento. Quindi buon inizio di anno scolastico a tutti quanti. Ovviamente, essendo docente, credo nella cultura profondamente, è una cultura che comunque non è solo a parole, ma è una cultura di fatto. Io la chiamo una cultura di fatto, cioè il sapere, perché comunque è tramite il sapere che si diventa grandi e si amplia la mente, e quindi il sapere è alla base di tutto. Stasera tra l'altro ero anche un attimo emozionata, anche se orgogliosa di essere qui, perché avevo le mie colleghe davanti a me, e quindi fare il sindaco davanti alle mie colleghe, insomma, è stato un pochino più difficile che in altri momenti. Però ovviamente gli auguri a loro e a tutti i miei alunni, senz'altro, non solo ai miei alunni ma a tutti gli alunni. Crediamo molto, diciamo, nella formazione dei ragazzi. I ragazzi oggi piccoli, domani diventeranno degli uomini, quindi avere la possibilità di leggere dei libri, potersi formare, è per noi, diciamo, motivo di orgoglio nell'aiutarli a crescere. Cioè bisogna, diciamo, portare questi ragazzi a capire che la realtà della vita è diversa da quella che viene rappresentata nei telefonini e nei social. La vita va vissuta con tutti gli aspetti della società. La lettura deve essere un piacere, è una proposta che noi facciamo in tutte le nostre scuole, e al di là della bellezza del libro cerchiamo di rendere anche l'ambiente accogliente. Sembra una cosa da poco, ma per i bambini e le bambine rappresenta un elemento di benessere, di star bene, perché a casa dove si legge il libro? Si legge sopra il divano, sul letto, sdraiati a terra. A scuola non si può leggere soltanto sul banco, seduti come se facessimo un compito, dobbiamo leggerlo con piacere, quindi nelle nostre scuole stiamo cercando di creare angoli in cui anche poter rendere la lettura confortevole possa diventare, come dire, la spinta per invogliare i nostri bambini e le nostre bambine alla lettura. È un'iniziativa che portiamo avanti da 14 anni e su tutto il territorio nazionale, perché la nostra catena conta 260 punti vendita, e abbiamo avuto il piacere di raccogliere 2 milioni e mezzo di volumi che sono destinati alle scuole, agli ospedali, alle strutture associative, insomma, del territorio, insieme con i nostri clienti e insieme alle aziende che ci hanno sostenuto in questo percorso, in questa iniziativa di promozione alla lettura, in cui crediamo veramente tantissimo. Siamo quindi promotori di questa insieme ad altre iniziative di promozione alla lettura, e quindi ci fa piacere quando abbiamo delle aziende come questa di oggi, come la SVI, che ha aderito in maniera così entusiastica a questo nostro progetto che sosteniamo da anni.